kiss for you. Fedez e Chiara Ferragni hanno un problema con la bolletta del gas. I due, quando sono arrivati a Los Angeles, hanno dovuto fare i conti con un curioso problema. In Italia chi non paga la bolletta del gas solitamente è perché non ha soldi. Il risultato è quasi sempre lo stesso: niente fornitura. E se tutto questo capita in inverno, le conseguenze sono ancora più drammatiche, specie se si abita in montagna o comunque in un comune dove le temperature sono rigide durante l'intera stagione invernale. A volte può succedere che anche i VIP non paghino le bollette. Non tanto però per mancanza di soldi, quanto per una dimenticanza. È successo a Cancelletto Fedez e Cancelletto Chiara Ferragni, anche se la colpa principale è della fashion blogger, visto che la casa di cui si parla è quella di Los Angeles e non l'attico di fronte a San Siro di proprietà del rapper italiano. Niente gas per 6 giorni. Dopo il capodanno trascorso in piazza Parma, Fedez e la Ferragni sono volati a Los Angeles. Qui la coppia trascorrerà i primi giorni del 2018, in attesa della nascita di Leon prevista la prossima primavera, video. Una volta atterrati, i due hanno fatto l'amara scoperta: il lussuoso appartamento di Los Angeles è rimasto senza acqua calda. Tutta colpa di una bolletta del gas non pagata dalla compagna di Federico Leonardo Lucia, nome presente sulla carta d'identità del celebre cantante qui in Italia, da un paio di anni giudice di X Factor. Come riportato su una storia Instagram, la casa di Los Angeles non avrà il gas ancora per 6 giorni. Di certo però i due non resteranno in mezzo ad una strada, anzi. Non appena saputo del problema, il cantautore di Milano si è messo in moto per trovare una soluzione. L'ha trovata nella suite di un albergo vicino all'aeroporto della città californiana, dove tutto si può dire ma non che mancano le comodità. Dura la vita di due ragazzi baciati dal talento, grazie al quale hanno saputo trasformare in oro tutto ciò che gli passava per le mani. E continueranno a farlo anche in futuro. Nel 2018 il matrimonio. Le nozze di Fedez e Chiara Ferragni si celebreranno quest'anno, dopo la richiesta ufficiale dell'artista nel bel mezzo di un concerto. Le ultime indiscrezioni indicavano la città di Noto, in Sicilia, la città più accreditata per ospitare quello che potrebbe diventare l'evento dell'anno. Non sempre infatti, qui in Italia, siamo abituati ad assistere ad un matrimonio tra due personaggi televisivi così noti. Spesso invece leggiamo sulle riviste di gossip il finale amaro. È il caso, ad esempio, della separazione tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, video, di cui si è parlato in maniera diffusa in questi giorni. I fan del cantante e della fashion blogger si augurano che il loro destino sia diverso.